Senza una gioventù, senza giovinezza, perché poi non No, c'è. no, 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 anzi. Questo è un altro fa, guarda, No. sono una carogna, ho detto sta cosa, perché su questo non t'avevo mai fatto una domanda specifica. E mai sorpreso anche in questo, perché poi quello che mi sorprende anche degli altri, che sono state figure anche minori in questa stagione dell'eversione, è che mi raccontano tutti di una gioventù vissuta. Dice, io giocavo a pallone, Io mi io... sono certe volte quando penso, sono andato lì, sono stato in Jugoslavia, in che anno sono stato? Poi ho detto, ma è Vacanze, possibile? cioè come siamo in Sì, sono vacanze? 20 giorni, un mese in vacanza in Jugoslavia, l'ho visitata, bellissima, eh? E vado a pensare, ma quando ci sono stato? Ma è possibile? Ma era successo, poi nel frattempo ho fatto, cioè, ma quante ore vivevo al giorno io? Insomma, non dormivo, no? Cioè, facevamo delle, ripeto, con i mezzi dell'epoca, non è con adesso. Ma io giravo l'Italia in autostop, oggi è impensabile, ma da Trieste alla Calabria in autostop, scendevo dai camion tutte le ore, però ho fatto quello che molti ragazzi, oggi ventenni, non farebbero mai. Io ho vissuto veramente una giovinezza, non spensierata non si può dire, però una giovinezza piena l'ho vissuta. Molto più impegnato di tanti altri, però ripeto, all'epoca eravamo tutti così, non è che io ero diverso dagli altri. Il mondo nella nostra gioventù era così, era per tutti così. Quindi facevamo tutto, alternavamo momenti Quindi tu ti di. ricordi le canzoni della tua giovinezza? Sì, ma io ogni tanto faccio sentire a mia figlia su YouTube, riusciamo a ritrovare ancora qualche canzoncina stupida degli anni 70-80, divertente, insomma, ancora sì. Quindi sentivi Vuvo, sentivi queste No, canzoni? No, quelle Vuvo no, no, io no. sono sempre stato un rocchettaro, devo dire, ho sempre Quindi odiato i cantautori italiani, la musica italiana non mi è mai piaciuta. i Nomadi ti piacevano? E qualcosa dei Nomadi mi piacevano, qualcosa di Beh, Guccini mi Dio è morto, piaceva. credo ti piace, Sì, no? più che Dio è morto, però ce n'erano altre molto più Airon belle. I Neri, una Io canzone bellissima. Vagabondo, per dire, era Vagabondo, un certo. po'. C'era il nostro inno, era la mia banda sonora rock, di Di Fossati. Fossati. Questo era il nostro inno, Vedi che poi. associazioni che uno, se lo avesse detto all'epoca, ah, Fossati è di Era perché destra. comunque era uno scherzo anche perché insomma con l'attività politica dire la mia banda suona rock era anche uno smitizzare l'alone di guerriero che avevamo Tu intorno. ti sei sempre speso per questo, da sempre, non hai mai creduto nell'eroismo di quella No, stagione. io non mi sento né un eroe né un guerriero Ma anche né. all'epoca, No, nemmeno credo all'epoca. Non ho mai creduto di esserlo. Sono una persona. Poi chi mi conosce è una persona talmente tranquilla, buona d'animo, Guarda, la cosa che fondamentalmente. Non. sorprende quando poi lo presenti, anche Michela ti guarda con quegli occhioni, dice, ma come è possibile fare tutto questo casino? Questo? Io quando ti ho presentato a mia madre, l'altra volta, stavamo, gli ho detto, dico, guarda, è lui Gabriele. Dice, oddio, la persona, dicevo, una persona composta, che, perché poi c'erano altri... Ormai è anche anziano, oltre che composto, Sei un insomma. ragazzino ancora. E... Tu hai sempre anche avvertito il dolore del nemico, la morte del nemico per te è stato un dolore che hai condiviso sempre, no? Il sangue a te non è mai piaciuto, cioè quelle No, se morti non si le hai mai potevano evitare le comprese. cose, sì. Io ho sempre rifiutato anche il termine terrorista per questo motivo. Noi non eravamo terroristi, non volevamo terrorizzare nessuno, soprattutto chi fa politica sa che il terrorismo è indiscriminato contro la popolazione civile. E noi invece assolutamente non ci siamo mai riconosciuti in questo, abbiamo sempre disprezzato chi usava questo termine, abbiamo sempre disprezzato soprattutto chi faceva delle azioni atte a terrorizzare la gente. Io potevo scegliermi un nemico, giusto o sbagliato che fosse, ma era quello e c'era un motivo per cui lo fosse, ma non era indiscriminato. E ho sempre rispettato gli altri, ho sempre rispettato anche il sacrificio degli altri. Perché come muore un avversario politico, non contro di me, ma magari per altre cose, è comunque un ragazzo che in quell'epoca lottava anche lui perché questo sistema gli stava stretto, non ci si riconosceva, voleva cambiarlo in qualche maniera. Che poi fosse di sinistra piuttosto che di destra, poco cambiava, era comunque un atto di ribellione. Io immagino avrai anche persone che me l'hai detto, insomma, persone che ti mancano più di altre, ma perché poi la vita, quei Molti momenti. amici che non ci sono più, tanti, troppi forse. Soprattutto mi mancano perché non riesco tuttora ad abituarmi all'idea che come io sono arrivato
ad avere una famiglia, ad avere dei figli, a lavorare per il futuro, non solo mio, ma anche loro in prospettiva. Quindi un impegno bellissimo, perché essere genitori è una cosa meravigliosa. E quello che, non, che mi strugge, che veramente mi manca, è pensare a tanti miei amici che sono morti a 20 anni, che non hanno avuto la possibilità di crescere. Amici o comunque anche nemici, ma comunque certo, tanti certo. Ragazzi rimasti per terra e che non sono potuti crescere. Questo che è la cosa più brutta. Hai parlato di galera, ma insomma, chi racconta una storia del genere, chi ascolta sa dove si para, purtroppo. Purtroppo, per fortuna, perché poi il senso di giustizia è presente in te, è presente in me, è presente in tutte le persone normali. Quanti anni di galera hai fatto te? Ah, poco più di 6. 6 anni. Sono stati anni di... Forse di... Ma a te non serviva. Io poi, il bene no, che beh, ti voglio è eccessivo. Era giusto che fosse così. No, ci mancherebbe, per l'amor del cielo. Io poi una visione mia dello Stato che... Però dico, non ti serviva quel periodo per riflettere, tu le tue riflessioni mature già l'avevi fatte. Ma non lo so se noi serviva o non serviva, è servito a tutti secondo me. Noi in carcere abbiamo, a parte la conoscenza con l'altro fronte, diciamo, e noi in carcere abbiamo diciamo, messo a frutto quegli anni per metabolizzare i lutti, per metabolizzare... E l'antagonismo per produrre anche documenti non di ripensamento, ma sai, quando ti fermi un attimo e a mente fredda ripercorri un po' tutto quello che stai facendo, e allora sei più lucido per poter cercare di costruire magari sotto altre forme qualcosa di nuovo. Noi leggiamo tutti i messaggi e giusto ti firmi, tra l'altro credo che sia il tuo nome. Io credo che proprio chi ha sensibilità, come immagino tu abbia, bisogna andare avanti, cioè fermarsi e dare un vantaggio anche a chi fa queste buffonate. Giusto scrive: la nazionale italiana si è inchinata ad Auschwitz e Birkenau, nessuno si prosta davanti ai Gulag, Pol Pot, eccetera eccetera, basta con la menzogna dell'infamia, scrive Giusto. Io credo che poi là dentro ci siano finiti solo i poveri disgraziati. Cioè, guarda, alla fine a pagare veramente sempre. Allora, ti dico una cosa. Io il 2 giugno scorso, approfittando che fosse sabato e domenica, erano 2 giorni di festa, sono andato a Trieste con mia moglie. Era 20 anni che non ci andava lei dal viaggio di nozze. Perché non via Paduina sei stato. No, per via Paduina ci andavo da ragazzo. E in viaggio di nozze noi siamo arrivati fino al confine, non potevo uscire dal confine, quindi sono arrivato fino a Trieste e poi sono tornato indietro. E siamo voluti ritornare, ma sono voluto tornare a Trieste per andare a fare una cosa che non ho mai fatto, andare sulle foibe. Non c'ero mai stato in vita mia. E sono andato a Basovizza, ma non perché fosse il 2 giugno, ripeto, perché era una giornata di festa, solo per quello. È imbarazzante vedere che comunque sia, mi raccontava il custode delle foibe, comunque sia c'è gente che ancora va su questi lastroni e fa la stella rossa dicendo gli assassini sono qua sotto, quando poi dai racconti dei tristini di queste persone qui non è che hanno preso i fascisti, i nemici, no, li hanno preso gente Norma Cossetto, 20 anni, dai. Hanno preso migliaia di persone che non c'entravano niente, ne hanno una pulizia etnica da entrambe le parti. Sì, quindi Gabriele, orrore. Quello che dico io è pensare, giusto su questo ha ragione, pensare che manca la serenità poi di vedere a 360 gradi. So, sono, passati, cioè... sono passati 60 anni, sono passati 60 anni, nessuno dice, beh, è stato uno spaggio dall'una e dall'altra parte, sono state schifezze, ma io lo dico con serenità. Però io rispondo anche a Giusto dicendo, ma non è il nostro punto di forza. Noi se siamo diversi è proprio perché siamo così, Gabriele. Cioè la nostra forza è questa. Quando mi dicono sì, Che Guevara, un rivoluzionario, quando mi dicono quello, una brava persona, quando mi dicono quello, un fio della mignotta, perché pure sa, dice di pensarla come me, non può essere come me perché è un mascalzone. Sì, uno che è diverso è più forte, questo hai ragione, no. Però è una... Io dico per chi non c'è più, per chi è sepolto dentro i gulag, per chi è sepolto dentro le foibe, è per loro che va il rispetto. Ma io in quello sono anche cristiano, per cui penso che questi sono giudizi che non aspettano a gente piccola come noi. Grazie all'ospite si riesce ad apprezzare quell'idea pura di rivoluzione necessaria, radicale, positiva e costruttiva da salvare e riprendere.
Grazie, questo Andrea però nelle attività attuali, odierne di Gabriele, perché lui fa volontariato, fa attività, si io se devo fare una cosa e mi devo spendere veramente, devo chiamare un amico, dico guarda c'è da aiutare uno che se vado da Gabriele e trovo uno che mi dà sempre una mano a fare qualcosa. E non è destra, sinistra, rossi, neri, non c'entra niente, sono proprio le persone. Io credo che oggi si debba rimettere al centro di tutta una serie di attività, non esclusivamente politica, l'umanità, l'uomo, le persone, per quelli che sono i valori positivi che riusciamo a produrre. Io credo che in definitiva sia una continuazione di quello che ho fatto in gioventù. Un compagno amico mio di Genzano ha scritto una cosa terribile. L'unica cosa che condivido con voi è la monocrazia. Mi riesce a dire quella parola. Poi perché io gli dico guarda che la democrazia ha fallito, allora lui inorridisce davanti all'idea di dover solo dire o scrivere dittatura, dice la monocrazia illuminata, che ne sarà una forma perversa, e saluto davvero con grande affetto. Sì, no, però dicevo che è una forma di continuazione del far politica che facevamo da giovani, perché da giovane tu lo fai con un certo entusiasmo, con un certo vigore anche, senza freni eccetera. A 50 anni, ma lo fai soprattutto a 20 anni perché pensi di poter essere utile alla tua gente, soprattutto ai tuoi amici eccetera. Tranquillizzo Massimiliano anni, che gliela faccio a Gabriele, è stato male. Dico, a 50 anni continui a voler essere utile alla tua gente, lo fai con qualche acciacco in più, con dei modi diversi, con dei metodi soprattutto diversi, però lo scopo è quello, poter essere utile alla tua gente, poter essere utile a chiunque ha bisogno. Massimiliano, giuro che gliela faccio subito dopo la domanda, te l'anticipo, ma non credo ti serva tempo. Massimiliano dice, giustamente, si parla sempre di storace, nel senso di Francesco, fascista, picchiatore, Alemanno, Gasparri, Fini, ma che ci azzeccavano con loro? Io credo niente. Però poi ci rispondi dopo, perché questa è una favola pure che gira da anni a Roma soprattutto, a dopo.